La volta scorsa abbiamo cominciato a parlare dell'acqua nei suoli, abbiamo presentato delle semplificazioni nei suoli, abbiamo prodotto la notazione riguardante i concetti principali. E oggi andiamo a chiarire ancora di più quali sono le equazioni che regolano il flusso dell'acqua nei suoli. E per ottenere questa, al fine di arrivare a questa equazione che poi si chiama equazione di Richter, percorreremo una serie di passaggi intermedi. Una di queste è calcolare quella che si chiama curva di ritenzione idrica o soil water retention curve. E queste curve, come vedremo, sono vanno a rappresentare questa relazione. Alla fine della lezione della settimana scorsa, sì, quello che noi abbiamo detto è che l'acqua, anche nei suoi insaturi, si muove per effetto di gradienti di potenziale. E tra i gradienti di potenziale che avevamo discusso c'era uno che si chiama potenziale osmotico, ma non è questo, e un altro che si chiama potenziale capillare. Questo potenziale capillare è rappresentato in una forma di pressione e quando viene rappresentato peraltro come carico idraulico la pressione ha le dimensioni di una lunghezza, come è costume sin dai tempi di Pascal. E in questo caso vi ho detto che la parte di potenziale rappresentata dall'acqua in satura, che qui è mostrata in questo piccolo disegno, di solito si ritiene che sia una funzione del contenuto d'acqua. In particolare viene data anche per ragioni storiche in funzione di quello che è il contenuto d'acqua adimensionale, volumetrico, teta, che abbiamo definito l'altra volta. In generale il suolo è un sistema con molte fasi. Se vogliamo, nell'accezione che stiamo affrontando noi, la parte di acqua è un fluido bifase in cui abbiamo la fase liquida e la fase gassosa. Nella parte di matrice noi non ci occupiamo, in qualche modo pensiamo che la matrice rimanga e sia assolutamente inerte rispetto a tutte le considerazioni che facciamo oggi, salvo forse quelle che arriveremo a fare alla fine della giornata. Questa parte di potenziale è dovuta a un fenomeno che si chiama capillarità. Prima ancora di comprendere qual è la ragione della capillarità, che è un fenomeno prevalentemente termodinamico, gli sperimentatori osservavano che mettendo in una bacinella di acqua un tubo molto sottile, il livello dell'acqua all'interno del tubo saliva, in particolare se il tubo è di vetro, forma un menisco di questo tipo, cioè concavo, e soprattutto c'è una differenza di altezza tra l'acqua alla superficie del menisco e la superficie dell'acqua medesima. Questa si chiama risalita capillare. Quali sono le pressioni che sono in gioco? Beh, sulla superficie dell'acqua qui vale la pressione atmosferica. Cercando qui l'altezza dell'acqua, vuol dire che questa, se per un attimo ci dimenticassimo della parte sotto, abbiamo questa altezza di acqua alta H. La pressione quindi a questo livello generata da questa colonna d'acqua deve essere uguale a rho gh. Questo vi è noto dalla statica, no? Ma se qui su questo livello la pressione è 0, vuol dire che qui la pressione è meno 2 rho gh. Quindi qui all'interno del tubo capillare la pressione è negativa.
Da un punto di vista qualitativo, io trovo molto semplice ricordarmi che la pressione è negativa guardando la forma del menisco. La forma del menisco è come la pelle di un tamburo che viene premuta quando è verso il basso. Quindi significa che qui c'è la pressione atmosferica e qui c'è una pressione minore, quindi la pelle di tamburo, la curva, viene inclinata verso il basso. Ci sono dei liquidi che hanno proprietà diverse dall'acqua e qui il menisco è effettivamente nell'altra direzione. Il Coulomb trovò che la pressione che si genera qui, che noi peraltro abbiamo già caratterizzato, si può determinare, appunto con segno negativo, con un fattore 2 che deriva anche da ragioni storiche, per gamma, dove gamma è l'energia per unità di superficie contenuta all'interno del menisco. Oppure, e il coseno di teta è l'angolo che viene formato fra la tangente del menisco e la superficie, in questo caso del vetro. Teta è quest'angolo qua. R invece è il raggio del menisco. Quindi tanto più piccola è la capillarità, tanto più negativa è la pressione, tanto più grande è la forza di gravità che si viene a manifestare, che in questo caso è contrastata dall'azione della gravità, altrimenti il moto potrebbe prenderci. È evidente che le forze di capillarità sono dovute a forze di natura elettrostatica o elettrodinamica che sono il prodotto dell'azione delle molecole dell'acqua con le molecole del vetro e con le molecole dell'aria, da un punto di vista dell'interpretazione più generale. Vi ricordo poi anche che qua naturalmente la pressione cresce, se l'acqua è idrostatica, qui cresce linearmente con la profondità. Qui cresce linearmente con la profondità, qui è zero, qui decresce linearmente con la profondità, con una altezza dove si trova il menisco. L'acqua per definizione bagna il vetro, quelli che hanno i liquidi che hanno il menisco messo nell'altra direzione non bagnano il vetro. Allora quando noi siamo all'interno dei suoli non abbiamo propriamente dei capillari, nel senso di tubi capillari, abbiamo però una situazione complessa che è rappresentata in questo caso dove abbiamo due particelle di suolo e qui abbiamo dell'acqua che unisce le due particelle di suolo, qui vediamo la formazione di due menischi e quindi qui in ogni punto c'è una forza, un campo di un potenziale capillare che si manifesta. La pressione all'interno lì è negativa e fa sì che tra l'altro queste particelle siano tenute attaccate da questa azione. Ragione per cui questa parte di suoli insaturi viene spesso studiata anche in geotecnica perché c'è tutta una parte meccanica e di resistenza meccanica che è associata al fatto che l'acqua sia in condizioni insature. Se guardiamo al suolo in grande, questo risulta come un insieme di tubi capillari, di cui in realtà è più un elemento tridimensionale. I tubi capillari, qui ho disegnato una superficie bidimensionale, però tutto questo va concepito in tre dimensioni. E questi tubi capillari, peraltro, a differenza dell'esperimento che vi ho mostrato prima, non hanno un unico diametro, ma rappresentano gli interstizi fra i grani e quindi hanno diametri variabili. Da un punto di vista storico, se vogliamo, uno degli esperimenti che rivelava appunto la natura capillare dei suoli è questo, in cui si riempie una bacinella d'acqua con un separatore che tiene l'acqua dall'altra parte, nel momento in cui, che qui un suolo assolutamente secco, nel momento in cui si alza un po' la barriera e si lascia fluire l'acqua va a riempire
parte del sistema. Il terreno quindi sente una forza che agisce. Questa forza è stata chiamata suzione. Quando noi in particolare ci riferiamo alla suzione, ci riferiamo a una quantità positiva che è meno la pressione che si manifesta all'interno. Abbiamo detto che la pressione all'interno del tubo capillare è negativa, minore di zero, minore dell'aria, la pressione dell'aria. Quando io parlo di suzione parlo al modulo di questo, dal modulo di questa quantità. È una versione semplificata del suolo, per esempio, di quello che succede nel suolo è questa. Se noi facciamo un esperimento di un tubo orizzontale riempito con una sabbia e per esempio un limo da queste parti, che cosa succede? Succede che in ciascun punto nel punto di separazione noi abbiamo all'inizio una situazione di questo tipo. Qui abbiamo dell'acqua che sta tra il tubo grande e il tubo piccolo, fanno questo cambio di dimensioni. Qui agiscono due forze. Come sono queste forze? Beh, abbiamo visto la legge prima. Qui al posto di gamma c'è T con S, ma perché ho preservato i nomi del lavoro originale che si trova nel capitolo terzo di questo libro. È inversamente proporzionale. Questo, la parte superiore, possiamo pensare che è uguale per i due suoli. Dipende essenzialmente dalla temperatura del mezzo e del liquido e dalle proprietà di viscosità del liquido, che dipendono a loro volta dalla temperatura. Qui, siccome è inversamente proporzionale al raggio, qui la forza è molto più grande da questa parte che da questa parte, ragione per cui la condizione di equilibrio verso la quale noi migriamo, da quella condizione, è questa, cioè l'acqua va a finire tutta all'interno del tubo più sottile, in modo tale che qui le condizioni sono equilibrate. Possiamo fare l'esperimento anche contro la forza di gravità, cioè a questo punto giriamo a 90 gradi il nostro sistema, lasciando in questo caso la parte di sabbia sotto e la parte di limo sopra. Questa è la condizione che avevamo ottenuto di equilibrio prima, cioè quei due meniscoli uguali. Qui però c'è anche la forza di gravità che tira verso il basso, quindi la condizione di equilibrio qui è con l'acqua interstiziale che sta un po' nel tubo più piccolo e un po' nel tubo più grande. Noi però lavoriamo alla scala di Darcy. Noi non andiamo a vedere il funzionamento di ogni singolo tubicino, anche perché effettivamente descrivere la struttura matematica del tubicino sarebbe estremamente complesso. È un grafo in tre dimensioni, una rete in tre dimensioni molto complicata. E quindi noi vediamo l'effetto capillare che si manifesta nelle piccole parti come una somma di contributi, che per esempio è rappresentata qua. Qua abbiamo un suolo insaturo, ci sono le varie forze capillari. Alla scala di Darcy, che è l'insieme di tutte queste cose, noi vediamo una sorta di media di quello che succede all'interno. In realtà in ognuno dei punti noi saremo in grado di calcolare anche pressioni diverse, perché qui per le varie conformazioni e le varie relazioni con la forza di gravità il sistema si pone in casi diversi, in situazioni diverse, e quindi noi mediamo su tutto. La media sulla scala di Darcy delle forze capillari si chiama appunto suzione, che è quella che dicevamo prima. In particolare noi andiamo alla scala di Darcy ad identificare un potenziale che appunto che descriviamo come una pressione, e questo potenziale avrà quindi un andamento in un certo suolo.
e ci chiediamo quale sia la relazione di questo potenziale con il contenuto d'acqua. La relazione tra il contenuto d'acqua e il potenziale macroscopico alla scala di Darcy del sistema in saturo si chiamano curve di ritenzione idrica, soil water retention curve. Qui per esempio vedete riportata in centimetri di mercurio, sono delle foto storiche, qui sono dei dati misurati all'interno del suolo in cui viene correlato appunto la pressione, perché questa potenziale si misura in termini di pressione, in realtà è un'energia, questa roba che noi stiamo, la moltiplichiamo per rho g, questa pressione diventa un'energia ed è una rappresentazione dello stato energetico del suolo. La pressione con il contenuto d'acqua dimensione, in questo caso percentuale, ma comunque invece è teta moltiplicato per 100. Come vedete sono curve che hanno questo andamento, tendono in qualche modo ad un asimputo poi orizzontale, quando la matrix action tende a zero, quando la soluzione di matrice tende a zero, andiamo verso il suolo saturo. Qui più ci muoviamo verso sinistra, più il suolo è saturo, più ci muoviamo verso destra, più il suolo è in saturo. Più il suolo è in saturo, più cresce la pressione, la matrix action, la suzione. Questa curva ha vagamente una curva ad S. In realtà qui sono disegnate anche due curve esterne, perché poi come vedremo non è esattamente vero che queste siano delle curve, ma sono dei fasci di curve, anche se noi poi li andremo a rappresentare come curve. Quali sono le condizioni comunque dell'acqua all'interno del suolo? La curva di ritenzione idrica intanto noi la rappresentiamo schematicamente con una curva di questo tipo, che a voi dovrebbe ricordare qualcosa, perché le curve di questo tipo, sia pure ruotate in un senso diverso, ne abbiamo viste tante, e c'è una ragione per cui questa curva vi risulta familiare. Diciamo che questo è l'andamento più o meno della curva di ritenzione idrica. In ordinate qui abbiamo S con E, che è la saturazione specifica, teta meno teta R diviso phi, la porosità meno teta R. In ordinate e in ascisse abbiamo il logaritmo della soluzione, il logaritmo di psi, qua è rimasto. L'andamento della curva com'è? Qui tende asintoticamente al 1. In queste condizioni qui, quando la curva di ritenzione idrica è praticamente piatta, il suolo è completamente saturo. E a un certo momento qui si manifesta un flesso in questa curva, in particolare c'è un punto qui che si chiama il punto di entrata dell'aria, che in qualche modo ho segnato con questo arte verticale. Quando in questo punto di flesso cominciano ad apparire dei vuoti all'interno del sistema. In questo caso la parte gassosa costituisce una fase discontinua, la parte liquida invece è sempre una fase continua. Man mano che desaturiamo, dreniamo il suolo o lo evaporiamo l'acqua che è contenuta, passiamo ad uno stato che è diverso, in cui la fase gassosa è continua e invece la fase liquida diventa discontinua. Infine andiamo verso la saturazione residua, cioè all'asintoto, in questo caso che qui non c'è l'asintoto, perché qui ho rappresentato teta meno teta con R, quindi l'asintoto va a zero. E in questo caso l'acqua è residuale, assorbita attorno ai grani e non è neanche spostabile. Semplificando la curva di ritenzione idrica,
per gli usi magari ingegneristici, la si può pensare in questo modo, sempre nel piano semilogaritmico. Però di avere una prima parte orizzontale, poi una retta inclinata che va a sostituire questa parte che dà una specie di andamento a legge di potenza quasi sempre, e poi la parte finale che va verso la saturazione, il grado di saturazione residua. Questo qui, il punto di incrocio di queste curve, è convenzionalmente il punto di entrata dell'aria. Come vi avevo detto, in realtà le curve non esiste esattamente una relazione bionivoca tra contenuto d'acqua e potenziale. Questo perché con il potenziale noi lavoriamo alla scala di Darcy, mentre internamente abbiamo vari stati. Per cui non è detto che un certo contenuto d'acqua corrisponda alla stessa configurazione interna della disposizione dell'acqua. E dipende da come questa disposizione si viene a generare, ragione per cui noi abbiamo di solito due curve. La curva di drenaggio è generalmente più alta di quella della curva di infiltrazione. Nei vari libri che riguardano l'infiltrazione dei mezzi porosi ci sono interpretazioni anche che io ritengo anche forse un po' fantasiose di quello che realmente avviene nei suoli, no? E soprattutto per spiegare il fatto che nella curva di infiltrazione sia più bassa della curva di drenaggio. Però voi dovete pensare che alla scala di Darcy due processi sono molto distinti, perché l'infiltrazione come avviene? L'infiltrazione avviene, supponiamo che questo sia il nostro mezzo poroso, io butto qui una secchiata d'acqua sopra indistintamente. La secchiata d'acqua va a riempire pori grandi e pori piccoli. La pressione, l'energia è più alta all'interno dei pori piccoli e meno alta all'interno dei pori più grandi, per via della legge di Coulomb che abbiamo visto prima, che è inversamente proporzionale all'interno del sistema, all'inverso, cioè è proporzionale all'inverso del lato dei pori. Questo cosa significa? Nella fase iniziale in cui ho una distribuzione uniforme di acqua, la distribuzione energetica complessiva è legata al fatto che ci sono pori grandi e pori piccoli e io non scelgo tra pori grandi e pori piccoli. Eventualmente, legata anche ai processi dinamici che si vengono a distribuire, l'acqua tende ad andare dai pori grandi verso i pori piccoli e riempire tutti i pori piccoli, perché lì il potenziale è più alto. Però io sono sempre a questa scala macroscopica in cui non riesco veramente ad andare a vedere cosa succede nei pori. Però l'idea è questa: io butto l'acqua su tutti i pori, questa tende con la sua velocità, che dipende dalla viscosità dell'acqua, a riempire i pori piccoli. Siccome l'energia è mediamente più bassa, perché ho anche pori piccoli in infiltrazione, pori grandi in infiltrazione che sono riempiti, poi ho un transiente rispetto di distribuzione dell'acqua nei pori più piccoli. Invece quando io evaporo, che cosa succede? Quando evaporo, l'evaporazione è più selettiva. L'evaporazione è più selettiva perché tendo ad evaporare prima dei pori grandi, può drenare prima i pori grandi, perché questi sono lì c'è un potenziale più basso microscopico, quindi dreno prima i pori grandi, poi devo applicare più forza per drenare i pori piccoli. In questo caso quindi dreno prima i pori grandi e se volessimo fare un paragone qui, no? Supponiamo che di considerare la distribuzione della vostra forza, no? Allora io comincio a tirarvi fuori anzi chiamo Michele che è molto più robusto, tirarli fuori dai banchi, evidentemente lui comincia, tira fuori da prima quelli che sono più deboli,
ok, ed è questo che succede qua, tira fuori l'acqua dai pori più grandi, poi man mano, e fa sempre più fatica, tira fuori l'acqua dai pori più piccoli. In questo modo l'energia media sul volume che c'è nel nostro sistema rimane più alta nella curva di drenaggio, perché seleziono, prima tiro via i più deboli e lascio i più forti, per così dire, lascio quelli che hanno il contenuto energetico più alto, mentre quando io vado in infiltrazione non scelgo fra i pori, perché la distribuzione dei pori non è separata. Nella descrizione che noi faremo non ci cureremo di questa differenza qua. Assumeremo che le curve di ritenzione idrica siano delle curve, non siano una cosa complessa come questa che abbiamo visto prima, che si chiama esteresi idraulica in questo caso. Se supponiamo che esiste una relazione fra eta, che è il contenuto d'acqua, e psi, che è la suzione, e che questa sia rappresentata da una curva, allora possiamo considerare la variazione di teta nel tempo. La variazione di teta nel tempo sarà uguale alla variazione di teta rispetto a psi, per la variazione di psi rispetto a teta, per la chain rule delle regole di derivazione. Questa parte di quantità del teta sulle psi si chiama capacità idraulica dei suoli e di solito viene rappresentata in questo modo che vedete qui. Quindi la variazione di contenuto d'acqua del suolo di solito viene rappresentata come il prodotto della capacità idraulica dei suoli per la variazione del potenziale di suzione nel tempo. E per fare questo passaggio è assolutamente necessario assumere che vi sia una relazione univoca tra curve di suzione e tra contenuto d'acqua e suzione, altrimenti questa derivata non la posso fare, non la devo fare in modo più complicato. Qui ho ribaltato la curva di suzione, l'ho messa così, di solito la vedevate con questa parte a sinistra, e quindi ho fatto la derivata. La derivata, come vedete, ha una forma nuova che a voi è familiare, sembra una curva di distribuzione di qualcosa, che non sia una curva di distribuzione effettivamente di qualche elemento fisico, certamente è la curva di distribuzione dei pori. Lo possiamo vedere in questo modo qua. Allora, il nostro contenuto di acqua del suolo lo possiamo vedere come funzione di R, del raggio dei pori. E qui consideriamo, intanto teta S, la porosità, l'avevo chiamato phi da altre parti, ma mi sono passato a chiamarlo teta S. La porosità. E poi considero F di R la distribuzione dei pori, cioè la distribuzione del raggio dei pori. Noi abbiamo questi pori tridimensionali che hanno dimensioni variabili e io li penso come un fascio di tubi capillari, cioè con diametri diversi. La distribuzione di questi diametri dei capillari è F di R, che qui integro tra 0 ed R. Io avrei potuto chiamarlo R' se volete, perché la variabile sotto integrazione, voi sapete, è assolutamente muta. Quindi il contenuto d'acqua del suolo che cos'è? È, se ho la distribuzione dei pori, quando ho un certo contenuto d'acqua legato ai pori, è tale per cui io ho riempito tutti i pori da 0 ad R e non quelli più grandi. Ci sarà un R massimo, ma noi vediamo anche un disegno. E l'integrale della distribuzione dei pori fra 0 ed R massimo, che possiamo immaginare per esempio essere infinito in prima approssimazione, è 1. Quando io ho l'acqua che ha riempito tutti i pori, questo termine è 1, quindi il mio contenuto d'acqua deve essere uguale a delta con S, ragione per cui ho moltiplicato per delta con S. Questa è una rappresentazione, per esempio,
in realtà questa è una curva gamma, però ho tutti i pori, da quelli più piccoli fino al poro qui è chiamato R grande, ma spero che non vi formalizziate molto sulla notazione, invece di R piccolo, tutti i pori più piccoli sono riempiti. È evidente che qui vi sto imponendo una visione del semplificato del fenomeno, no? Vi ho detto prima, quando io riempio, sono in infiltrazione, riempio tutti i pori, cioè quindi l'acqua la butto anche questi pori qua più grandi, dopodiché si distribuisce. Quando io semplifico la situazione ritenendo che le curve di ritenzione idrica siano proprio delle curve, faccio un'ipotesi implicita che è quella di riempire prima i pori più piccoli e vuotare prima i pori più grandi, cioè di fare un processo ordinato. Ho il mio suolo che è tutto disordinato, io l'acqua la metto nei pori più piccoli. È ragionevole questo, perché dal punto di vista microscopico ho una ridistribuzione che avviene sempre verso i pori più piccoli. Però ci sono anche dei transienti che possono essere anche lunghi, e la distribuzione poi dei pori del suolo particolare, così via. Quando adesso io metto dentro acqua, che cosa faccio? Riempio un altro insieme di pori e mi sposto di qua. Quando svuoto, mi sposto dall'altra parte. Allora, a questo punto ho fatto un primo passaggio. Questa è la visione che ha uno studioso che si chiama Mualem, cioè il lavoro di Mualem nel 1976 che promuove questa semplificazione della visione dell'acqua dei pori, che consente di scrivere le equazioni di Richards come poi noi le scriviamo. E questo è il lavoro scientifico più citato nella nostra disciplina. Adesso quindi abbiamo spiegato questa formula qua. Il passaggio successivo è quello di capire se c'è una relazione R che lega R a un qualche potenziale. Beh, questa l'abbiamo già vista, perché è la relazione che mi dà psi con M è uguale a meno 2 gamma, che è l'energia per unità di superficie, diviso gamma W, che è il peso specifico dell'acqua, diviso R. Da questa relazione possiamo ricavare R. E nel segno di nell'integrale qui possiamo fare un cambiamento di variabili, cioè passare da R a psi. Dopo questo cambiamento di variabili, naturalmente dobbiamo, siccome R e psi sono uno l'inverso dell'altro, a meno di una costante di proporzionalità, il termine, la derivata di R su di psi è 1, ci porta un 1 su x quadro. Gli estremi naturalmente qui variano da meno infinito, cioè quando io ho svuotato tutti, ho i pori più piccoli, penso di avere anche dei pori di dimensione 0 idealmente, qui il potenziale capillare è meno infinito. Il termine superiore a R è esattamente questa quantità, questo è il dR su de psi. Quindi questo diventa l'integrale. Che cosa mi rappresenta questo teta? Ma mi rappresenta proprio se voi guardate, a questo punto, nella parte di destra abbiamo, nella parte di sinistra abbiamo il teta W, il teta dell'acqua, il contenuto dell'acqua. Nella parte di destra, tutte queste sono costanti, la porosità, l'energia per unità di superficie, il peso specifico dell'acqua. Questo integrale è una funzione inversa del potenziale capillare dei pori più grandi. E questa è quindi un buon candidato per essere una rappresentazione matematica delle curve di ritenzione idrica. Passando da questa spiegazione matematica delle curve di ritenzione idrica è dovuta a Cosuggi. Un lavoro del 1994, quindi non voi siete del 94.
95. 6. Troppo giovane. E vabbè, più vecchia di voi. Più vecchia di voi, ma nello stesso tempo relativamente recente, cioè i suoni sono una cosa che abbiamo da sempre. Quindi. La derivata di teta V doppio passa rispetto a sì, quindi che cosa diviene? Diviene teta per esattamente il corpo, la F che compare qui. Quindi la derivata del teta V doppio scompare l'X quadro per una serie di manipolazioni e direttamente proporzionale a questa funzione F di R che è la distribuzione dei poli. Per cui una volta che rappresentiamo in modo opportuno la scala, questa sì è proprio una distribuzione. Per fare quella derivata io ho usato questa identità qua che voi dovete conoscere dall'analisi 1 ancora, ma che io mi dimentico sempre, quindi me la riscrivo ogni volta sulle maniche quando la devo calcolare. In generale però la storia non è che sia andata in questo modo, non è che la gente abbia trovato questa espressione che è dovuta a Kosugi nel 1994, e qui come vedete è scritto ordered drainage, qui si fa questa teoria in cui i poli più piccoli sono quelli che si riempiono di prima e sono quelli che si svuotano per ultimo. In realtà la gente ha visto le curve, cioè, i miei colleghi ricercatori hanno visto le curve che vi avevo mostrato calcolate in modo empirico attraverso misure a forma di S e ha tentato di interpolare quelle curve con delle funzioni, con funzioni interpolanti che avessero delle buone proprietà. In particolare quelle che vanno per la maggiore in questo momento sono le equazioni di Brooks and Corey, in cui S, l'umidità specifica del suolo, che è definita come teta meno teta R, teta V meno teta R diviso teta S meno teta R, teta V meno teta R. Poi una volta mi devo ricordare tutte le slide, te le racconto, così le correggo tutte e quando le spiego. Però provate a farle voi le slide. E vedete quante, come è facile fare errori. Stupido. E S è definita in questo modo. Qui come vedete abbiamo due forme che sono chiamate parametrizzazioni delle curve di ritenzione idrica. In particolare quella che è più usata in questo momento è questa di Bunge-Lucten, che è uguale a 1 più alfa psi con n alla n alla meno m. Questa curva ha un po' di parametri, alfa, n, m, tre parametri. Però in realtà ne ha altre due, perché nella definizione di S sono contenuti altri due parametri, in particolare la porosità teta con S e il contenuto d'acqua residuo teta con R. Quindi la formulazione di Bunge-Lucten ha 5 parametri. Più semplice è la formulazione di Luxencore, che però anche questa va specificata, vale solo in un certo range di intervalli. La curva di Luxencore è 1 fino a un certo valore limite, poi questo psi con m diviso psi con e elevato alla lambda, dove psi con e lambda sono due parametri della curva di parametrizzazione di Brooks and Corey. Morale della favola, le curve di ritenzione idrica, cioè la relazione fra contenuto d'acqua del suolo e potenziale di succhione, si possono ottenere in forma esatta solo se si fa l'ipotesi che il drenaggio avvenga in modo, o il drenaggio o l'imbibizione avvengano in modo ordinato, e in particolare prima si riempiono i pori piccoli e prima si svuotino, e lo svuotamento invece avvenga all'incontrario, cioè prima si svuotano i pori grandi.
in questo caso le curve di tensione idrica hanno questo tipo di equazioni che esistono. Quindi se usiamo le curve di Bunge-Dufton per rappresentare il rapporto tra T e Psi invece della curva di Kosugi, otteniamo questa espressione per la capacità idraulica. Se poi le andiamo a vedere, hanno questa forma che voi vedete rappresentata qui e che poi noi andremo a calcolare. Qui, come vedete, è semplicemente un esercizio di rappresentazione in cui semplicemente vario i parametri di Bunge-Dufton, M ed N. Però ce n'è una un po' più interessante che è questa. Beh, questa ci sono dei valori praticamente misurati e la curva di Bunge-Dufton è quella che li interpola. Come potrebbe essere, per esempio, in un esperimento in cui io ho delle misure e poi cerco di interpolare le misure e la curva di Bunge-Dufton. Esattamente lo stesso processo che in realtà io, che noi abbiamo fatto quando abbiamo interpolato curve di distribuzioni, perché tanto più che vi ho dato questa interpretazione delle curve di Bunge-Dufton come in realtà una rappresentazione della probabilità della distribuzione dei colori. Questa da un certo punto di vista è una rappresentazione più interessante. Perché? È una rappresentazione più interessante perché faccio una cosa che non è affatto banale, anche se, cioè, ho correlato i parametri delle curve di Bunge-Dufton ai tipi di suolo, vedete, sabbia, argilla, clay e loam, limo o silta, anche mi è manco qualche volta. Allora, che cosa vediamo su questa curva? Qui in ordinate abbiamo teta e in ascisse il logaritmo della scala delle il logaritmo della scala il logaritmo della suzione. Vedete la sabbia, il contenuto d'acqua della sabbia è molto basso fino a suzioni relativamente modeste, quindi mi aspetto a parità di contenuto d'acqua che la sabbia abbia meno contenuto d'acqua, abbia una suzione minore, perché qui è riportato con il segno negativo lo zero di qua. Queste curve a volte, una volta l'ho disegnata in giù, una volta l'ho disegnata in qua e adesso la disegno in là. Non dovete abituarvi al modo in cui la vedete, no? Qui c'è meno il logaritmo della qui ho usato le pressioni e non le soluzioni. Quindi stesso contenuto d'acqua, la sabbia ha una soluzione più alta. Poi vedete che a bassi contenuti d'acqua, poi in realtà qui c'è una cosa strana, ci sono due tipi di suolo che hanno le curve che si intrecciano e in realtà si intrecciano anche qui le curve poi. Che significa che a seconda del tipo di suolo e a seconda del contenuto d'acqua, a seconda del valore della suzione, a seconda del contenuto d'acqua, diversi suoli hanno suzioni differenti. In particolare possiamo osservare anche quello che succede in prossimità della saturazione, ma intanto guardiamo i valori intermedi. Diciamo, quelli che di solito si hanno in mente sono i valori intermedi, cioè per valori intermedi il suolo a grana più grossa ha un potenziale minore. Cioè minore nel senso il modulo, perché sta, ok, minore il modulo. Quindi sabbia ha un potenziale minore modulo di che cosa? Dei limi e delle argille. Qualcosa di diverso può succedere qui quando siamo ad alti contenuti, cioè verso la saturazione, in cui i potenziali, vedete, dipendono dal tipo di suolo che si viene a manifestare.
Queste curve che io ho ricostruito in base a delle tabelle statistiche in cui che tentano di correlare i tipi di suolo dati come categorie generali, la tessitura del suolo, ai parametri delle curve di Wangenhoven. Queste curve in generale si chiamano pedotransfer functions. Si potrebbe fare un discorso, prendere anche un po' di tempo, effettivamente c'è una serie di slide anche su questo, ma io non entro nel dettaglio di queste analisi statistiche. Noi per le vostre analisi useremo delle tabelle che tentano queste correlazioni.